Combracci Simona, delegata sindacale CGIL Silcams del negozio Coop di Levante. Stamani manifestazione volantinaggio, noi siamo LUS. Ecco, ci vuoi raccontare qualcosa su questo volantinaggio? Sì, noi siamo qui per manifestare la nostra solidarietà e la nostra vicinanza alla collega che la settimana scorsa ha subito un attacco verbale a sfondo razzista molto grave e che comunque ci ha visto subito in prima linea per come dire, dimostrare la nostra vicinanza e sostenere i lavoratori e le lavoratrici che durante questo periodo difficile comunque sono sempre stati in prima linea, hanno subito manifestato senso di responsabilità rispetto a un periodo storico molto difficile, ma che vede la grande distribuzione gravata di un ulteriore peso, che è quello appunto di dare un servizio essenziale alla cittadinanza e quindi anche svolgere un lavoro di tutela dei lavoratori, ma anche della clientela che si rivolge ai nostri negozi. Ecco, quindi noi siamo. Dicevo, scusi, questo è avvenuto perché ha chiesto di mettere una questo mascherina? È avvenuto, no? È avvenuto perché la collega ha chiesto alla cliente di distanziarsi rispetto a lei, ma anche rispetto al cliente che veniva dopo, perché purtroppo quando le persone stanno in fila davanti alle casse succede che uno si dimentichi, no? Che comunque c'è bisogno della distanza, poi la fretta è sempre comunque imperante nella nostra vita quotidiana. Però insomma devo dire che normalmente quando noi ci poniamo in questi termini rispetto ai clienti loro reagiscono in maniera corretta, nel senso si scusano e si distanziano. Questa cliente purtroppo ha reagito in maniera molto violenta e aggressiva e soprattutto ha fatto delle dichiarazioni a sfondo razziale che assolutamente non possiamo tollerare nel posto di lavoro ma nella società tutta, insomma, perché comunque sono atteggiamenti deplorevoli da condannare, secondo noi.